Cominciamo anche se alle 19, perché vorrei non far fare troppo tardi all'amico professor Traguzzi, che deve ripartire per Bari. Quindi io direi innanzitutto lo accogliamo con grande piacere. Oggi mi dispiace che dedichiamo questo incontro, vedo una sola giurista, no, due, uno è avvocato, quindi diciamo un po' più di un giurista, più voluto di un giurista. No, due, un mio studente e una mia ex studentessa che si è laureata, quindi adesso non è più mia studentessa, e mia amica però, rimane mia amica. Parliamo di un argomento che quando mi è stato rappresentato dal professore Enrico Caterini, l'ordinario privato di Università della Calabria, di Arcavaca, di Cosenza, mi è stato rappresentato, dice, guarda, tu ti occupi di tutte queste questioni molto legate un po' tra il diritto, la letteratura, le questioni della filosofia, il rapporto tra filosofia, religione, diritto. Ci sta una persona a me molto vicina che ti pregherei di leggere delle cose. Mi mise in contatto, ci scrivemmo, tu mi mandassi le cose e devo dire, io subito le ho utilizzate quando ho fatto il mio intervento sulla formazione del giurista. Ti ho citato perché mi era piaciuto molto quello che Gianluca Traguzzi aveva scritto. Quindi poi da lì è cominciato questo con il nostro contatto, io ho deciso, vieni un giorno da noi in fondazione e dedica questo piccolo colloquio, e ti ringrazio moltissimo che hai fatto tanti chilometri per venire in fondazione, perché li rifarai per tornare, anche lui dovrebbe ritornare a tardi, io ho detto no, fermati a Bari, cioè, non dico a metà strada, ma quasi. A metà strada, cioè abbondante metà strada, sì. Poi domani mattina riparti per Taranto, perché sennò veramente stanotte tornartene a Taranto diventa veramente imbarazzante, e poi mi fai stare preoccupato, no. Sei venuto apposta per noi, quindi mi dispiace, lungo la strada i taranti ce li hai, quindi puoi fermare di mangiare il vino, ti lascio una, no, il vino no. Da bere dopo, all'arrivo. Quando arrivi ti bevi tutta la bottiglia. Parliamo di Francesco Carnelutti, molti di voi lo conoscono, nome storico della nostra tradizione, non solo giuridica del diritto positivo, ma anche e soprattutto del diritto della tradizione giuridica italiana. Noi quando in Italia si vuole dire qualcuno di, sai, ci sono dei giovani giuristi, soprattutto giovani giuristi, allievi, non dico di chi, che quando parlano in pubblico sembra che cioè, rilascino delle forme di inseminazione naturale del proprio sapere negli ascoltatori, e sembra che questi poveri ascoltatori non possono che soggiacere dinanzi a tanta inseminazione. E allora noi diciamo, noi giuristi diciamo, normalmente, ma questo chi pensa di essere Carnelutti? Carnelutti è appunto diventato una sorta di metafora del grande giurista, il giurista come lo chiama il mio amico Gianluca Traguzzi, per eccellenza. Per eccellenza perché è un giurista che si è occupato di tante cose, si è occupato di diritto positivo, diritto processuale e diritto sostanziale, diritto processuale penale e civile, diritto sostanziale prevalentemente civile, ma anche diritto commerciale, filosofia del diritto, era un grande esperto di diritto canonico, era un grande esperto di cinema, di letteratura, era uno straordinario scrittore. Un uomo sicuramente di impareggiabile qualità. Noi ne parliamo esclusivamente su questo libricino per Francesco Carnelutti e 50 anni alla scomparsa, ne parliamo esclusivamente per ricordare Francesco Carnelutti, per ricordare Francesco Carnelutti attraverso le parole di Gianluca Traguzzi. Perché Gianluca Traguzzi ha scritto questo piccolo ma densissimo saggio, che ho amato molto, che adesso lo analizziamo un pochettino insieme, che si intitola Libertà come liberazione. Già il titolo effettivamente è un titolo molto evocativo, cioè, pensate, già l'idea che la libertà non sia una cosa in sé, ma che sia un processo, sia una dimensione in divenire delle cose, in cui noi ci dobbiamo stare dentro, perché no, ieri abbiamo fatto un incontro all'università, l'ultima lezione di diritto e letteratura all'università l'abbiamo fatta su Platone e sul il rapporto tra legge e idea in Platone. E se voi recuperate, non il Platone heideggeriano, ma recuperate tutta una tradizione
soprattutto austriaca della lettura di Platone, in un'ottica diversa da quella heideggeriana, effettivamente voi ritornate ad una considerazione della libertà non come un esercizio individuale del proprio arbitrio, come spesso viene erroneamente supposto, ma come proprio un processo di identificazione con se stessi, con la propria profondità, come diceva Platone, con la propria capacità di lettura in se stessi della propria esistenza e con la propria capacità anche di porsi in relazione al contesto nel quale si vive. Ecco, io credo che questo lunghissimo processo di liberazione che è diventato per Carnelutti l'idea di libertà lo rappresenta benissimo Giacobbe. Non solo lo rappresenta, ma poi ci riporta, devo dire, in certi momenti io non riuscivo a capire se lui stava parlando di se stesso, era un saggio di Carnelutti o un saggio di Gianluca, perché Gianluca si immedesima talmente nella esperienza di studio e di lettura e di approfondimento di Carnelutti che alla fine si identifica, si sente come veramente un figlio putativo di Carnelutti, tant'è che la sua esperienza di giurista si identifica con alcuni passi, alcune delle parole contenute nelle opere di Carnelutti, che gli porta proprio come testimonianza della propria stessa esistenza. Ecco, questo l'ho trovato una cosa molto bella, perché qua questo l'ho citato anche nel mio libro sulla formazione giuridica, nel mio saggio sulla formazione giuridica, perché il saggio sulla formazione giuridica dice proprio questo: perché non parlare di se stessi quando si parla della formazione giuridica? Parliamo sempre della formazione giuridica come se fosse destinata ad un'alterità, ma invece noi dobbiamo pensare alla formazione giuridica come una sorta di immedesimazione con ciò di cui ci occupiamo, con ciò che studiamo, con ciò che facciamo. Questo lo fa benissimo Gianluca, lo fa benissimo quando parte dalla libertà dell'uomo non è se non liberazione, dalla frase di Francesco Carnelutti contenuta in Tempo perso, un libro del 1959, che poi un po' il filo luce tutta quanta il tuo saggio, cioè il Tempo perso è un po' il punto di riferimento, ma soprattutto il punto di riferimento del tuo lavoro è soprattutto il legato alla grande capacità di Francesco Carnelutti di pensare il rapporto con la fede e attraverso la fede di pensare il rapporto con la realtà, in particolar modo con la realtà giuridica. Quindi pensare alla realtà giuridica come una realtà indirizzata, votata, non all'applicazione di una legge, ma all'idea di affermazione del bene, che è una cosa straordinariamente significativa in una dimensione etica, che è una dimensione che va tendenzialmente a perdersi, che non è una dimensione in qualche modo noi siamo in grado ancora di preservare. Quindi ho trovato Gianluca così fuori dal suo tempo, pur essendo giovane, così fuori dal suo tempo, così straordinariamente capace di identificarsi con delle idee che possono apparire delle idee superate, non per il loro valore intrinseco, ma per il fatto che noi viviamo una vita che tende esattamente all'opposto di queste idee, che il fatto che lui le recuperi con questa modernità, con questa intensità, con questa forza, io l'ho trovato una grande testimonianza che andava rappresentata all'esterno, che andava quindi tramite la rete, tramite ovviamente YouTube, dove noi poi andiamo a finire attraverso questi nostri incontri, andava in qualche modo raccontata. Ora, innanzitutto benvenuto, grazie per aver fatto tutti questi chilometri. Raccontaci un po' come nasce questa tua passione per Carnelutti, chi è Carnelutti, diciamolo brevemente per qualcuno che non lo conosce, come nasce questa tua passione e come poi in questa passione è nata la libertà come liberazione. Ok, grazie. Inizio appunto con dire chi era quindi Francesco Carnelutti. Nasce intanto a Udine, 15 maggio 1879, dopo gli studi classici a Treviso si laurea in giurisprudenza all'Università degli Studi di Padova e inizia subito la professione forense, però subito dopo inizia anche a collaborare con una rivista di diritto commerciale, dove viene subito, visto il particolare ingegno, notato da alcuni accademici di quel tempo e quindi in parallelo inizia anche la carriera accademica. 1909 viene incaricato di diritto industriale presso l'Università Bocconi di Milano, rimane lì 3 anni, poi va per 3 anni a Catania, dove si è in diritto commerciale, e poi torna a Padova nel 1915, e dove rimane per oltre 20 anni, fino al 1936, dove invece insegna procedura civile. Cose totalmente diverse. E non finisce qui, perché poi nel 1936 va alla Statale di Milano, e rimane lì per qualche anno, dove insegna diritto penale. Nel frattempo scoppia la guerra, Carnelutti, pur essendo un tradizionalista convinto, era un monarchico addirittura e anche ha avuto un'esperienza politica in gioventù nel partito monarchico a Venezia,
pur essendo un monarchico e un tradizionalista convinto, si dichiara pubblicamente e pericolosamente antifascista e quindi è costretto all'esilio, va in Svizzera per 2 anni e mezzo e lì insegna diritto e procedura penale. Torna poi, dopo un'altra, materia un'altra materia ancora, torna quindi poi in Italia dove conclude la sua brillante carriera accademica a Roma, all'Università degli Studi di Roma, che all'epoca non si chiamava ancora Sapienza perché era l'unica a Roma a quei tempi, dove insegna procedura penale. Poi muore l'8 marzo a Milano nel 1965. L'ambizione di questo, insomma, di questo mio intervento di questa sera è quello di spiegare, attraverso il pensiero naturalmente di Francesco Carnelutti, il significato di una parola. Una parola molto importante, evidentemente, una parola profonda, fondante, eppure una parola fraintesa e declassata, inutile nasconderselo, ancora oggi tra le cosiddette inutilità. E la parola in questione è la parola filosofia. Però cercherò di arrivare insomma con un certo ordine, quindi cercherò di portare avanti, avendo in testa questo preciso fine, un ragionamento che più che lineare ambisce a mostrarsi come, spera di mostrarsi come circolare, nel senso che partirò evidentemente da un punto, che è Francesco Carnelutti, porterò avanti, senza neanche farlo apposta, proprio attraverso Platone, un ragionamento sul significato autentico della parola filosofia, e poi però con l'idea di ritornare al punto di partenza e quindi chiudere il mio cerchio sempre attraverso Carnelutti. Ho già, in realtà, sono già partito analizzando per sommi la sua vita e già da questa descrizione sommaria si capisce la peculiarità, diciamo, di questo personaggio incredibile che si è interessato davvero di qualsiasi cosa. Ha scritto un film nel 1953, ha scritto sul diritto e musica, diritto e cinema naturalmente, ha scritto sull'interpretazione del Padre Nostro, sull'Ave Maria, ha scritto 110 libri. E sui Vangeli, sul Vangelo di Matteo in particolar modo. È stato per me una scoperta illuminante questo autore, nel senso che io lo scopro per caso a Padova, mentre facevo il dottorato di ricerca in filosofia del diritto. Naturalmente Padova è una delle biblioteche fornite di questi testi, quindi analizzando questi testi mi sono subito innamorato di questo stile, perché ha uno stile incredibile anche nello scrivere, che risulta subito tra le altre cose chiarissimo rispetto invece ad altri filosofi del diritto di oggi, che sono piuttosto difficili anche da leggere per gli addetti ai lavori. Io ho preparato anche alcuni passaggi che vorrei, brevi naturalmente, che vorrei leggere, che sono di Carnelutti, per dare anche un po' la cifra del suo pensiero. Intanto finisco col dire quindi che questo libro scrive, cioè questo libro nasce con l'idea di appunto mettere in luce non soltanto il Carnelutti giurista, ma anche e per me soprattutto il Carnelutti uomo, nel senso che Carnelutti lo specifica anche in maniera piuttosto dettagliata nei suoi scritti. Non è possibile capire il suo pensiero rimanendo ancorati esclusivamente sui suoi scritti giuridici. E quindi io cito tutti i cosiddetti scritti metagiuridici, tra cui questo Tempo Perso, che in realtà non è un libro, ma sono 6 volumi con questo titolo. È un libro incredibile dove si trova di tutto, perché lui non faceva altro che annotare i passaggi di, non so, un film, un libro, Platone, Manzoni, eccetera, e poi riportava sotto un commento. E poi c'è un indice per argomenti alla fine, quindi basta poi cercare nell'indice analitico alla fine, c'è in realtà tutto, e sono dei volumi anche piuttosto corposi. Però dicevo, io vorrei spiegare attraverso il pensiero di Carnelutti il significato della parola filosofia. Però devo necessariamente partire dal pensiero di e devo partire dal concetto di amore, perché Platone definisce la filosofia nel Simposio, che è il dialogo dedicato all'amore, nel senso che Platone in realtà, descrivendo la natura e le caratteristiche di Eros, amore, non fa altro che descrivere
le caratteristiche e la natura della filosofia. Detto altrimenti, per capire, secondo Platone, il significato autentico della parola filosofia, bisogna necessariamente capire prima il significato dell'amore. E questo si capisce attraverso l'intervento di Socrate, che ricorderò qui insieme a voi. Socrate racconta nel Simposio che quando nacque Afrodite, la dea della bellezza, della lussuria e della sessualità, gli dei per la felicità tennero un banchetto, al quale banchetto partecipò tra gli altri anche Poro, che nella mitologia greca indica l'abbondanza. Finito questo banchetto si presenta anche però Penia, la povertà. Si presenta la povertà per mendicare qualcosa. Intanto, racconta sempre Socrate nel Simposio, Poro, ubriaco di nettare, decise di addentrarsi nel giardino di Zeus e, appesantito com'era, decise di sdraiarsi lì in un angolo. Allora Penia, che aveva osservato la scena da lontano, la povertà è sempre più furba della ricchezza, decise di raggiungerlo. E una volta raggiunto Poro, gli si sdraiò accanto e, sdraiandosi accanto a Poro, rimase incinta di Eros. Quindi, dice Socrate, ad Eros, all'amore, è capitato un particolare destino, perché anche amore, come ognuno di noi, come il figlio, eredita geneticamente alcune caratteristiche da parte del padre e altre da parte della madre, soltanto che, come avrete certamente notato, i due genitori di Eros sono due opposti, l'abbondanza e la povertà. Per questa ragione, dice Platone, attraverso Socrate sempre, Eros è sempre in ogni cosa un intermedio, cioè si trova sempre a metà strada. Egli non è mai né mortale né immortale, infatti è un demone, non è mai né ricco né povero, e anche fra sapienza e ignoranza, e questo è tutto che mi interessa oggi, Eros si trova sempre a metà strada. Dopo aver descritto quindi la nascita di Eros, Platone inizia a descrivere le caratteristiche, la natura della filosofia. Perché tutto questo ragionamento, dice Platone, ci fa quindi capire che nessuno degli dei in realtà può essere considerato un filosofo. Perché? Perché gli dei sono, in quanto divinità, esseri perfetti. Ed essendo perfetti sono già sapienti. E chi è già sapiente, pensate ad esempio a chi è già laureato, verissimo, non sente normalmente il bisogno di darsi la filosofia, che viene considerata, parliamoci chiaro, aria fritta. D'altra parte, però, neppure gli ignoranti si danno al filosofare. Aspirano a diventare saggi. Ed è proprio per questo che l'ignoranza è terribile, dice Socrate, perché chi non è né nobile, nel senso platonico, né saggio, non aspira, non può, in quanto ignorante, aspirare ad un qualcosa di cui, pur sbagliando, non crede al bisogno. E allora chi sono quelli che si applicano alla filosofia se escludiamo, come Socrate insegna, i sapienti e gli ignoranti? Sono quelli che si trovano, proprio come Eros, a metà strada. Cioè a metà strada fra la sapienza e l'ignoranza, sicché Eros è un vero filosofo. Quindi la filosofia sta a metà strada tra la sapienza e l'ignoranza. Che significa? Significa che la filosofia, ed è questa la definizione socratica, può essere definita come la consapevolezza di non sapere, ma è al tempo stesso un desiderio ardente di sapere che cresce tanto quanto più si ha la consapevolezza di non sapere. Ora, proprio Francesco Carnelutti, il giurista Francesco Carnelutti, ha scritto su questo argomento delle pagine. Questo, e tra l'altro il messaggio che io ho utilizzato, la parola habitus si è soliti intendere ciò che si mette sul corpo. Habitus indica il costume, habitus indica l'abbigliamento. C'è in realtà un secondo possibile significato di questo termine, habitus,
che è per noi in realtà più importante. Ed è più importante perché connette questa parola, habitus, con l'anima di ogni soggetto. Perché habitus non significa soltanto costume, vestito. Habitus significa anche condizione, natura, qualità, proprietà, stato. Sicché si può allora effettivamente affermare che la filosofia è uno stato, inteso come stato d'animo. La filosofia è una condizione, la filosofia è un modo di essere, è un temperamento. Dopo il predetto chiarimento attraverso il pensiero di Platone, possiamo, attraverso il nostro ragionamento circolare, tornare a Francesco Carnelutti. Perché proprio sotto l'impulso, questo stesso impulso filosofico, Francesco Carnelutti scrive quasi tutti i suoi libri. E dico quasi perché in realtà Carnelutti nasce come fiero seguace del positivismo giuridico. Cioè intendeva il giovane Carnelutti il diritto soltanto come quello posto e imposto dal legislatore. Però nel 1939 succede qualcosa di imprevisto. Carnelutti viene improvvisamente colpito da due gravissimi lutti. Muore prima la madre e poi, dopo pochissimo tempo e in maniera prematura, l'amata moglie. E quindi Carnelutti si ritira disperato in un convento e dopo qualche mese ne esce un uomo completamente diverso. E quindi dal 39 in poi Francesco Carnelutti inizia a scrivere questi scritti cosiddetti metagiuridici e inizia anche a riscrivere i libri strettamente giuridici, tipo la teoria generale del diritto, rivedendo quindi la sua impostazione, ad esempio sullo Stato, ad esempio sul diritto naturale, e quindi facendosi influenzare dal suo carissimo amico e grande filosofo del diritto Giuseppe Capograssi e soprattutto facendosi influenzare dal Vangelo, che diventa il riferimento fondamentale per Carnelutti. Secondo Carnelutti il Vangelo è il miglior modo per spiegare a tutti, ma soprattutto ai semplici, il diritto, l'essenza del diritto. Ora qualcuno di voi probabilmente, sentendo questa storia, sorriderà con ironia. Che cosa c'entra il Vangelo con il diritto? Il vero è che noi giuristi di oggi, abbiamo dimenticato l'insegnamento dei nostri padri, che Carnelutti non fa altro che ricordare. Tra questi insegnamenti, Carnelutti ricorda sempre l'insegnamento di Ulpiano. Ricorda in particolar modo di Ulpiano il primo frammento del Digesto, dove si definisce il concetto di diritto e dove Ulpiano, ricordando Celso, definisce il diritto l'arte del buono e dell'equo. Quindi attenzione alle parole utilizzate che sono importantissime. Il diritto non è considerato una tecnica, il diritto è anzitutto arte e su questo Carnelutti scriverà tantissimo, scriverà un famosissimo libro nel 49 intitolato Arte del diritto e scriverà addirittura una voce enciclopedica nell'enciclopedia del diritto della Giuffrè, Arte del diritto, che per l'epoca era una cosa un po' azzardata anche. Ma questa definizione di Ulpiano, in realtà, che tutti i giuristi conoscono, non finisce qui. Perché Ulpiano continua e dice è l'arte del buono e dell'equo il diritto, e poi continua. Ed è per questa ragione che noi giuristi siamo conosciuti come, siamo chiamati sacerdoti. Sacerdoti. Che significa? Significa appunto che il giurista, come il sacerdote, ha a che fare con le anime degli uomini. Il giurista non opera come l'economista, ad esempio, con i numeri, non ha a che fare con le provette, il suo camice non è bianco, la nostra toga è nera. E poi noi abbiamo sempre il bisogno, davvero il bisogno, di compenetrarci con le anime delle persone con cui
per il nostro lavoro dobbiamo relazionarci. E Carnelutti questa cosa la capisce un po' dopo, però, nel senso che in gioventù, ripeto, era un seguace del diritto positivo, la capisce dopo, però poi tutta la sua vita di giurista continua con questo chiodo fisso, cioè col chiodo fisso di portare avanti questo insegnamento, che in realtà è l'insegnamento che si era poi smarrito di Francesco Carnelutti, perché tutti gli operatori giuridici conoscono questo autore, anche solo per sentito dire, ma di quest'autore conoscono gli scritti appunto giuridici, e nessuno conosce gli scritti metagiuridici. Scritti che lo stesso Francesco Carnelutti, con amara ironia, definiva clandestini. Insomma, secondo Carnelutti, e lui lo scrive a più riprese, chi sa, chi conosce soltanto il diritto, non sa nemmeno il diritto. Personalmente io credo di aver capito meglio e di più del diritto dalle suggestioni di William Shakespeare, dalle stringate ma profonde favole di Esopo, dai dialoghi platonici, dal Vangelo e naturalmente da questi scritti metagiuridici di Francesco Carnelutti. E il professor Castucci, che insegna diritto e letteratura, resta uno dei pochi e splendidi interpreti di questa importante, ma devo dire dimenticata, tradizione. C'è un libro meraviglioso, è il mio preferito in realtà, che sintetizza tutto quello che ho cercato di dirvi attraverso un semplice slogan. Ed è un libro che in realtà conoscono tutti, perché il libro in questione è Il Piccolo Principe. Ad un certo punto nel Piccolo Principe, il Piccolo Principe in questo libro incontra, verso la fine, una volpe. I due diventano amici, però poi a un certo punto il Piccolo Principe deve tornare sul suo piccolo pianeta dalla sua amata Rosa, e quindi i due si devono salutare. E allora la volpe, anche con una certa commozione, rivela al Piccolo Principe il suo segreto più importante. Il segreto è: l'essenziale, dice la volpe al Piccolo Principe, è invisibile agli occhi. Ora, questo slogan, l'essenziale è invisibile agli occhi, è, dal mio punto di vista, lo slogan perfetto per far capire, appunto, attraverso uno slogan che poi è conosciuto da tutti e che quindi rimane anche solo per questo in testa, per far capire appunto che il diritto non è soltanto quello che si vede, non è cioè soltanto quello che c'è nei codici e nelle leggi. E questo in realtà lo sanno tutti i giuristi. Io faccio l'avvocato, quando viene un tizio qualunque nel mio studio con un problema da risolvere, beh, io non troverò mai, e sottolineo mai, la soluzione perfettamente calzante rispetto al caso da risolvere sfogliando i codici o le leggi, perché il diritto è per definizione generale e astratto. E allora questo significa che io dovrò anzitutto interpretare il diritto, e l'interpretazione è proprio quello che si diceva, interpretazione è arte, interpretazione è fiuto, interpretazione è intellezione intuitiva, non certo tecnica. Certo la tecnica ha un suo peso, certo il diritto positivo dovrà essere un riferimento fondamentale, ma poi, questo ce lo insegna la storia del diritto, diventa in realtà diritto quello che viene di fatto poi partorito dall'ingegno dei giuristi. E questa è in realtà una cosa che noi conosciamo già, però facciamo finta, molte volte, o meglio, siamo distratti, non ci ricordiamo di questo insegnamento che è contenuto, ad esempio, proprio nel cristianesimo, è contenuto, ad esempio, nel credo, quello che noi recitiamo tutte le domeniche a messa. A un certo punto nel credo si dice credo nelle cose visibili e invisibili. Ma chi davvero crede alle cose invisibili? Carnelutti dice: proprio in ciò sta la differenza tra la mia giovinezza e la mia vecchiezza di giurista. Il giovane aveva fede nella scienza, il vecchio l'ha perduta.
Il giovane credeva di sapere, il vecchio sa di non sapere. E quando al sapere si aggiunge il sapere di non sapere, allora la scienza si converte in poesia. Il giovane si accontentava del concetto scientifico del diritto. Il vecchio sente che in questo concetto si perde il suo impeto e il suo dramma, è pertanto la sua verità. Il giovane cercava i contorni decisi della definizione. Il vecchio preferisce le sfumature di un paragone. Il giovane non credeva se non in quello che si vede. Il vecchio non crede più se non in quello che non può vedere. Insomma, quello che ho capito leggendo, credo di aver capito leggendo gli scritti di Carnelutti, e poi alla fine è soltanto questo. Però mi sembra questo, proprio questo, il suo lascito più importante, perché gli scritti strettamente giuridici, come sempre avviene nel diritto positivo, non sono più utilizzabili. Il diritto nel frattempo è cambiato. E invece da questi scritti viene fuori l'uomo Carnelutti, ma viene fuori anche la sua, se così posso dire, metodologia, la sua umanità. E c'è un respiro in questi scritti, intanto una chiarezza. Io appunto volevo leggervi qualcosa anche per darvi la cifra della chiarezza di questo autore, ma poi c'è in quest'autore, che era conosciuto in realtà adesso, cattivissimo, famosissime le sue recensioni sulla rivista che dirigeva, la trimestrale di diritto processuale civile, in realtà quest'uomo aveva un'umanità incredibile. Io poi ho avuto la fortuna anche di conoscere, naturalmente per i diritti d'autore, visto che sto ripubblicando questi suoi scritti metagiuridici al ritmo di uno all'anno, e ho avuto la fortuna, dicevo, di conoscere i suoi nipoti, che mi hanno raccontato anche delle cose incredibili. Il suo nipote preferito, che si chiamava come lui, morto l'anno scorso purtroppo, Francesco Carnelutti, tra l'altro grandissimo, grandissimo attore di teatro, qualcuno di voi avrà visto, immagino, Il Codice da Vinci, lui era uno dei cardinali, e la figlia Valentina Carnelutti, forse più conosciuta per Squadra Antimafia, che io non vedo ma so che è piuttosto seguito. Insomma, mi hanno raccontato delle cose davvero incredibili di quest'uomo, che merita davvero di essere studiato, e non soltanto evidentemente dei giuristi. Insomma, la filosofia, dicevo, il diritto e ogni cosa della nostra esistenza, quindi, per quanto detto, non possono evidentemente essere considerati come stupidamente come un possesso definitivo. Noi dobbiamo intendere la nostra esistenza soltanto come una perenne aspirazione al sapere. E allora quello che io vi auguro, e poi alla fine auguro sempre anche a me stesso, è una sana inquietudine, perché poi alla fine è questo quello che ci chiede questa parola filosofia, dove noi andiamo ad unire due parole. La parola filia, che non a caso significa proprio amore, e sofia, che significa sapere. Quindi filosofia significa più semplicemente amore per il sapere, e amore per il sapere può significare soltanto una cosa: amore per il sapere può significare soltanto apertura al sapere e mai chiusura con saputo. Cioè, amore per il sapere significa soltanto che quello che io già so circa una qualsiasi cosa non potrà mai in nessun caso circoscrivere in maniera definitiva quello che ancora su quella stessa cosa si potrà e si dovrà sapere. C'è un altro frammento che vorrei leggervi di Carnelutti. Il pastore, so come fa, ama le capre. Non lo sa, ma le ama. Ama quello che non sa. È dunque un filosofo? Certo, secondo la parola filosofo è uno che ama. Cosa? Il sapere.
ma quello che già possiede o quello che ancora non possiede? Se già lo possedesse, sarebbe uno scienziato. Amor del sapere e voglia di imparare. E si impara ciò che non si sa. Onde l'attrazione del non saputo, non del saputo. Così è affinché il non saputo possa essere saputo. A cominciare dalla donna, che si conosce perché si ama. Non si ama perché si conosce. Il miracolo dello spirito è questo. Che dall'amore, attrazione del non saputo, si genera il sapere, come dal seme il frutto. Ma poi dal sapere procede un nuovo e più grande amore, che è voglia di sapere ancora, come il frutto diventa seme. E questa perfezione non si può esprimere se non nel circolo, il quale si lascia percorrere nell'uno o nell'altro verso. Una donna così, anzi la donna, si conosce perché si ama e si ama perché si conosce. E meglio si conosce quanto più s'ama e più s'ama quanto meglio si conosce. Perciò, perché ama quello che non sa, se proprio un pastore non è un filosofo dovrebbe essere un pastore. E uno scienziato non è uno scienziato se la sua scienza non è doppiata di filosofia e così se da quello che sa non nasce per lui una inestinguibile voglia di sapere. Per questo motivo, per tutto quello che abbiamo detto, Platone, torno a Platone, nel Fedro ci insegna un'altra cosa. Ci dice che l'amore, per quelle che sono le sue caratteristiche, in realtà non dimora mai nell'amato, cioè in chi accetta l'amore magari in maniera passiva. L'amore, dice Platone, è sempre nell'amante. E questo significa una cosa semplice ma profonda, significa che l'amore, e quindi la filosofia, perché sono evidentemente la stessa cosa, si possono trovare soltanto in chi è più curioso, in chi ha voglia di cercare, in chi ha meno paura di sbagliare, anche se in quanto uomo probabilmente si sbaglierà. Questo libro è soltanto un atto d'amore. Felice Casucci notava una cosa che in realtà hanno notato in pochi. Una regola, diciamo, nell'Accademia insegna che bisogna scrivere, non mai scrivere in prima persona, soprattutto quando si è giovani. Scrivo in prima persona soltanto quando scrivo di Carnelutti, perché voglio talmente bene a quest'uomo che ha cambiato la mia vita professionale, però posso dire anche personale, che, notava giustamente il professor Casucci, mi viene quasi naturale parlare di lui come di una persona in un certo senso conosciuta. In questo libro hanno scritto dei giuristi di diritto positivo di primissimo piano, dei filosofi del diritto, c'è anche un inedito, una commemorazione funebre scritta da Francesco Carnelutti che abbiamo trovato anche con certa fatica a Venezia. È un lavoro lunghissimo, di 2 anni. Sono molto contento del risultato ottenuto e di aver avuto la possibilità poi di pubblicare questo libro nella collana di uno dei miei maestri, che è il professor Calabrò dell'Università della Calabria. E ringrazio naturalmente anche per l'attenzione una serie di amici che mi hanno invitato per presentare questo libro, per cui Vittorio Italia, Milano, altri, e naturalmente per Felice Casucci. E naturalmente ringrazio voi per la vostra attenzione e per la vostra presenza. Io ringrazio te. Devo dire che Gianluca, noi non ci conosciamo personalmente, siamo solo sentiti via internet e poi telefonicamente. Mi ha dato proprio una sensazione, no? Ne parlavamo con Matteo, no? Di questo mio giovane brillantissimo allievo che sta lì
che però adesso mi sta a Pisa, ci ha abbandonato, un allievo per superare giustamente, come giusto che sia, il passato, il maestro, tutto ciò che ha conosciuto, io l'ho incontrato per motivi scolastici, non per motivi universitari. È andato molto oltre e sta facendo benissimo, e gli auguro tante cose belle con lui continui. Però nell'ascoltarti mi è venuto in mente appunto di questi straordinari giovani di cui tu sei un maestro. Un po' più avanti di loro, però c'è un'espressione che si caratterizza questa straordinarietà. Vedete il mitore, questa, avere un maestro, che cosa significa? Anche un maestro a distanza, come è stato nel caso del mio amico Gianluca. Avere un maestro è l'esemplarità. Io con Felice Simeone, che ci fa oramai anche da, ci fa tante cose, ci fa anche da tutore dell'immagine esterna, e lo ringrazio di questo. L'esemplarità è tutto per noi se abbiamo degli esempi, questi esempi ci ispirano, noi in questi esempi troviamo noi stessi, e quindi quella immedesimazione di cui parlo significa, io sto parlando di me stesso quando parlo di Francesco Granelli, parlo non ovviamente sovrapponendomi a lui, alla sua certo. vita, che è ripetibile, ma pensando a questo straordinario personaggio, io penso al fatto che in qualche modo questo suo seme, lui lo racconta spesso, il seme, il grembo, tu lo racconti bene qui dentro. È un seme particolare, peraltro il più piccolo, che è quello che fa il frutto più grande, infatti nel Vangelo il granello di seme, no? Allora, che fa il frutto più grande, lui racconta tutto questo come se in 15 pagine, 13 pagine, lo racconta con una intensità come se tu avessi veramente dinanzi agli occhi una sceneggiatura di una esposizione teatrale in cui tutte le cose ti accadono, vedi la vita di quest'uomo raccontata attraverso le sue parole. Io, per dimostrarvi quello che veramente chiudiamo e che poi così lo lascio partire, una cosa che per noi giuristi è importantissima, il rapporto tra regole ed eccezioni. Ciò che completa la regola è da tempo perso, ciò che completa la regola è l'eccezione. La giustizia non si ottiene con la regola, se essa non è integrata quando occorre, con l'eccezione. O se, in altre parole, la regola non è superata nei casi in cui occorre superarla per fare il bene. Ciò che completa la regola è l'eccezione. Non esiste la regola senza l'eccezione. C'è poi tutto un discorso etimologico sul tema della necessità che vi risparmio. La giustizia, dice Carnelutti in uno specifico volume sulla giustizia, è svincolata dalla legge e orientata su qualcosa di superiore a questa. In parole povere, non si deve confondere il fine col mezzo. E il fine che la legge si propone di raggiungere è il bene. Giusto e pertanto meglio che l'atto conforme alla legge, l'atto rivolto al bene. Perciò la giustizia, oltre che un modo di essere di un atto, è un modo di essere di un uomo. Ecco, e qui siamo, questo è il punto centrale. La giustizia è un modo di essere di un uomo. Non si può realizzare alcuna forma di giustizia terrena, né nelle aule di giustizia, né nelle scuole, né nelle università, né nei rapporti sociali, né nei rapporti sindacali. Non si può realizzare nessuna forma di giustizia se non si giunge a enucleare il pensiero, la vita, le qualità di un uomo. Perché tutto poi alla fine finisce in questo piccolissimo nome, in questo piccolissimo seme, come diceva Maria. E questo modo di essere di un atto e un modo di essere di un uomo, che cos'è? Dice Carnelutti, è precisamente una virtù. L'uomo giusto è un uomo virtuoso. Adesso possiamo ragionare, io da tanti anni lo dico, cioè possiamo ragionare su tutte le forme di separazione del diritto dalla morale, ma questa separazione è una nostra paura, non è una nostra presunzione, che nasce da una nostra paura. Platone lo diceva benissimo questo, lo diceva in maniera chiarissima, e Carnelutti lo ha detto in maniera chiarissima, e non a caso Platone è stato un precursore del cristianesimo, non a caso Socrate nell'Apologia ha detto quello che ha detto: io non mi contrappongo alla legge, non mi contrappongo alla legge, se mi contrapponessi alla legge dovrei mettere la legge, dovrei sentirmi superiore alla legge, la legge è divina, la comunità, la polis è divina, la città. Nel momento in cui io mi contrappongo alla legge non mi posso difendere, viene dileggiato per il fatto che non si difende, non si fa difendere. È una cosa straordinariamente raffinata che viene scritta 2500 anni fa, viene scritta 2500 anni fa. Noi ancora stiamo a dibattere, io pochi giorni fa in una riunione ufficiale di
in un'istituzione pubblica dell'interpretazione letterale della legge, ancora stiamo parlando dell'interpretazione della legge. C'è persone che non, da 70 anni c'è l'interpretazione, almeno in Italia, l'interpretazione costituzionalmente orientata, che impone di non pensare all'interpretazione letterale della legge. E l'ultimo pezzettino che volevo leggere, vabbè, ciascuno il suo, poi nelle sue parole ci stava, pensate, il mistero del processo di Sartre, ci stava la virtù del dubbio di Zagrebelsky, ci stava il tema del a ciascuno il suo, di cui Zagrebelsky scrive un bellissimo saggio, a proposito, io su questo ho scritto a mia volta un saggio a proposito di Zagrebelsky, si intitola Buco e Mal dell'Infinito, che si trova facilmente anche in internet. Lui dice, scrivendo nei dialoghi con Francesco, al nipotino Francesco Canelluti Junior, Francesco sono io, il nonno e il nipote sono la vecchiezza e la giovinezza della stessa persona. Ecco, io la trovo anche questa una cosa bellissima, in fondo noi non siamo altro che altre persone, e probabilmente nell'essere un'altra persona è l'unico modo che abbiamo, lui lo dice benissimo nel suo saggio, per essere noi stessi, solo nel tu noi troviamo quello che io sono. Quindi noi siamo in funzione del fatto che attraverso l'altro riconosciamo noi stessi. Io trovo bellissime queste pagine del libro, bellissima l'idea del libro, bellissimo il tuo impegno per Carnelutti, per non ascoltare quelli che ti dicono che Francesco Carnelutti non è un filosofo del diritto. E ti invito a continuare il tuo impegno nell'Accademia come fai, e nella professione come fai, e confido che tornerai questa volta. Tornerai all'università, perché io ti invito a un corso di letteratura a tenere poi questa lezione su Carnelutti in quel corso. Ti facciamo i migliori auguri di buon Natale, facciamo veramente un applauso. Mi dispiace che oggi non eravamo in tanti, ma i tempi, il freddo, le altre cose, ci abbiamo verso le vacanze. Noi ci vediamo, non saltiamo i 15 giorni, ci vediamo il 14, perché ci salutiamo. Ci facciamo gli auguri, abbiamo anche un intermezzo musicale, vero? Abbiamo anche un accompagnamento musicale, non ci sarà un incontro, ci sarà una chiacchierata, proviamo il bilancio di previsione, ci mettiamo sempre molto poco, saremo insieme, ci prenderemo qualche pasticcino, qualche starellino, beviamo un bicchiere di vino e ci facciamo gli auguri il 14, che il 21, che sarebbe l'ultimo mercoledì prima di Natale, non ci sarà l'incontro perché poi ci vedremo il 17 ovviamente per la cena, sì. Se raggiungeremo un numero sufficiente di persone, per il momento siamo ancora un po' pochini, siamo 18 per il momento, forse una ventina, io volevo arrivare almeno a 30 per impegnare una sala intera, volevo arrivare almeno a 30 di persone, non ci vedremo il 21 perché sarà il compleanno di mio figlio, io lo riservo a lui, quel giorno diventa un giorno di festività nazionale della mia piccola patria nazionale, che è la mia famiglia, la piccola patria nazionale. Grazie ancora Gianluca, ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie a tutti, facciamo un applauso.